L'esplosione che Genio ha intuito e che ha scatenato la grande turbolenza tutto attorno, seminando il panico sull'aereo di Yamco, è effettivamente avvenuta. Determinato più che mai ad annientare Majin Buu, Vegeta ha sviluppato un'onda energetica gigantesca che è esplosa, distruggendo finalmente il micidiale mostro in 1000 pezzi. Purtroppo Vegeta, nel suo gesto generoso, ha compiuto uno sforzo immane, esaurendo tutto se stesso. Ormai completamente privo di energie, precipita al suolo ed esplode anch'egli, disintegrandosi. Creli, l'aura di Vegeta è del tutto scomparsa. Ascolta, ora riporta Goten e Trunks a casa, per favore. Torno a vedere cosa è successo. Vengo anch'io. D'accordo. Non è il caso che ti accompagni, hai ragione. Sta attento, Krilly. Sta attento tu, piuttosto. Krilly! Eh? Non dobbiamo più provare rancore nei confronti di Vegeta. Davvero? Ti chiedo un altro favore, dillo tu a Kiki. Io non ti capisco. Dirle cosa? Senti, non so cosa sia successo a Goku, ma Gohan... Gohan è stato eliminato da Majin Buu, purtroppo. No, non è vero. Ma come può essere? È così, l'ho saputo da Vegeta. L'ha detto prima di iniziare a combattere. Eh? Ora vai. No, aspetta. Ma come? Gohan? Anche Gohan? Come farò adesso a dirlo a Kiki? Allora, hai scoperto cos'è stato quello scoppio poco fa? Non saprei. Non ho ancora trovato niente. Ah, grazie. È solo merito tuo se non ci siamo schiantati. Poco scoprirò la verità.